Signore e signori, alzate il volume e prendete una pausa caffè. Sta per iniziare L'uomo con la radio, a cura di Fabrizio Silvestri. Buon ascolto da Maria Giovanna Elmi. Dillo alla danza 2023. Convegno, resilienza arte terapia. Moderatore Stefano Bontempi. Introduzione al convegno di Fabrizio Silvestri, presidente Associazione Stefano Francia Enjoy Art. Buon pomeriggio, iniziamo se le persone poi si vogliono accomodare, gli altri ospiti si vogliono accomodare. Iniziamo con questa 41esima edizione della Giornata Internazionale della Danza. L'Associazione Stefano Francia Enjoy Art ormai da 4 anni organizza questo evento denominato Dillo alla Danza, un evento che parte da un concetto molto basico, come amo io definirlo, che è quello di Carl Sachs, che diceva: la danza è la madre di tutte le arti. E allora noi abbiamo deciso appunto di istituire questo Dillo alla Danza. Ogni arte oggi avrà un pensiero da portare, da dedicare a Tersicore, piuttosto che un modo di esprimersi attraverso le arti visive, le arti coreografiche che abbiamo visto, piuttosto anche le arti letterarie. Avremo modo di conoscere e leggere anche dei libri che sono stati scritti utilizzando la parola poi, no, della spiritualità, la parola di poter innalzare l'essere umano ad essere una persona migliore rispetto a quello che siamo. Non ci vogliamo arrogare e prendere questa, diciamo così, definizione di mandarvi a casa migliorati, però forse ci piacerebbe che ognuno di voi, quando uscirà da questo luogo, avrà un concetto diverso di arte, un concetto di arte non luogo. Come appunto diceva Marc Auger, che ha creato questo sillogismo, e che è proprio quello di avere e vivere l'arte in ogni spazio. E questa edizione noi abbiamo scelto proprio di venire qui al Museo dell'Altro e dell'Altrove, Metropolis, Città Meticcia, perché è un non luogo, è un modo per raccontare l'arte e viverla, respirarla. La giornata di oggi sarà, di questo pomeriggio, sarà suddivisa in due parti, cioè sarà la parte dedicata al convegno con resilienza e arte terapia, e la seconda parte, che noi l'abbiamo voluta denominare come un Museum Dance Experience, farvi vivere un'esperienza che raramente può accadere all'interno di un museo, perché noi siamo abituati ad avere lo spazio per la danza. È il palcoscenico, è il teatro, lo spazio per l'arte è il museo, è la pinacoteca. Ma questi due mondi difficilmente riusciamo a farli incontrare. Noi ci siamo presi questa presunzione di volerli assolutissimamente far incontrare, farli sposare, per poi, chissà, avere la vostra anche opinione, il vostro feedback. Vi ho detto che sono qui al museo, siamo qui al Museo dell'Altro e dell'Altrove. Per farvi spiegare questo concetto di museo, io inviterei una componente del consiglio, ma una guida, una persona che ne sa molto più di me, Margherita Grazioli, che è qui. E che, prego Margherita, e ci facciamo raccontare da Margherita effettivamente che cos'è il Museo dell'Altro e dell'Altrove. Grazie, innanzitutto benvenute e benvenuti in questo luogo. Cercherò di non rubarvi troppo tempo, ma di dirvi insomma per sommi capi cos'è il luogo dove vi trovate. Questo in realtà è un museo abitato, questo luogo è la casa di 55 famiglie che, da diverse parti del mondo che erano accomunate dalla stessa condizione di
emergenza abitativa, quindi non avere proprio una casa del tutto, essere sotto sfratto, che nel 2009 quindi sono entrate dentro questo luogo e hanno iniziato a costruire qui dentro la propria casa. L'idea del museo è nata da un incontro fortuito, come spesso può accadere, con un gruppo di antropologi, antropologhe, urbanisti che organizzavano lunghe passeggiate dal centro al grande raccordo anulare. In quel caso nel 2009 loro passavano di qua nel corso di una passeggiata che era partita da Stazione Termini, che sarebbe arrivata all'uscita del raccordo qui vicino. Hanno incontrato le persone che vivevano qui, hanno visto che era abitato, hanno poi proseguito la propria passeggiata, ma due di loro, Giorgio De Finis, che non è qui con noi oggi e che noi chiamiamo il direttore del MAM, e Fabrizio Boni, sono tornati e hanno proposto un progetto artistico che avesse a che fare col tema dello spazio e della luna. Infatti, andando in giro probabilmente per la fabbrica, voi avrete visto diverse cose a tema lunare. Fabbrica perché appunto non ve l'ho detto, ma questa era un ex salumificio, qui si effettuava tutto dalla macellazione alla trasformazione in salumi. È stata abbandonata negli anni 80 ed è rimasta vuota, insomma, fino a quel fatidico 27 marzo 2009. Il progetto artistico che si era proposto è stato effettivamente realizzato. Pensavamo che all'inizio fosse una cosa, una tantum che si fa, insomma, così, senza troppe ambizioni. Ma quel progetto è durato un anno e mezzo e ha portato qui l'astronauta Vidoni, astrofisici, altri artisti, musicisti, diverse persone, anche chi faceva danza, diversi tipi di arti visive. E quindi, una volta concluso questo esperimento di cui potete trovare il racconto su YouTube, il documentario si chiama Space Metropolis, si è pensato: la chiudiamo qui o continuiamo? Perché questo museo ha dato l'opportunità di incontrarsi a persone che altrimenti non sarebbero mai neanche venute in questo posto, che non avrebbero conosciuto una situazione come questa, e ha migliorato anche la vita di chi viveva qui. E quindi si è deciso di continuare, e quindi nel 2012 c'è stata la prima apertura del Museo del Sabato, e da allora oltre 500 artiste e artisti hanno donato la propria opera, più un numero svariato di iniziative, performance, convegni, ricerche di ogni tipo. Quindi questo è quello che avviene qui. Ripeto, è un museo abitato, per quanto ci risulta l'unico al mondo di questo tipo. Vorrei chiudere questo breve intervento dicendo che questo luogo in questo momento sta correndo un grande rischio di sgombero, perché la proprietà di questo luogo, dopo aver ricevuto un risarcimento esorbitante, vuole che questo posto venga sgomberato. E noi chiaramente vorremmo provare a mantenere questa esperienza così com'è, a rendere questo un posto pubblico e dove anche altre persone possano venire ad abitare, per cui probabilmente quando siete entrate vi è stata data o l'avete trovata in giro una lettera aperta alla città. Vi invito a leggerla, a stare vicini a Metropolis, al MAM, al suo museo, e se possibile anche a stare con noi in piazza il 4 maggio alle ore 17, Piazza dell'Esquilino. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie Margherita. Questa, abbiamo detto, è un'esperienza che voi vivrete non solo attraverso adesso il convegno, ma anche poi il Museum Dance Experience. È la giornata internazionale della danza. Io vi leggo il messaggio ricevuto da parte del professor Alkif Raftis, il presidente del Consiglio internazionale di danza CID UNESCO. Dice questo: quando danzano, le persone a volte trascendono nel regno del soprannaturale. Musica e movimento combinati fondono corpo e mente, elevandosi ad uno stato di grazia. Questa esperienza è statica, libera, e si estende più a fondo nella dimensione interiore di ognuno, unendo la persona con l'universo. Quando creano, i coreografi riescono a volte a produrre nello spettatore una connessione con il sacro, l'esoterico, il superbamente ignoto.
Oltre alla creazione e all'arte, la danza diventa il veicolatore di una coscienza elevata, di una ricerca del significato ultimo. Tale coreografia conduce oltre l'osservabile, l'esperito e il conosciuto. La spiritualità è sempre stata presente nella danza. Assistiamo attualmente alla rapida proliferazione della danza liturgica, specialmente nelle Americhe. La danza ritorna come pratica di culto, forma materiale di preghiera, espressione di devozione a Dio. Migliaia di ministeri coreografi sono formati a stabilizzare le proprie congregazioni. In alcuni luoghi i ministeri di danza sono più numerosi delle scuole di danza convenzionali. Il tema che proponiamo per la Giornata Internazionale della Danza è la danza spirituale. Alfghis Raftis, Presidente del Consiglio Internazionale di Danza, CID UNESCO. Questo era il messaggio per dare un po' l'inizio a questa, diciamo così, nostra giornata. Però prima di cedere la parola al moderatore e al presentatore ufficiale Stefano Bontempi, abbia ancora pazienza un minuto, io devo fare un passo indietro. 2022, prego Maria Pia, 2022 noi eravamo a Terni e a Terni abbiamo assegnato i premi del concorso Multiarti, arte visiva, arte musicale, l'arte coreografica e naturalmente poi l'arti letterarie. E tra questi era rimasto incompiuto il premio ad un artista che poi per di più è un artista a me molto caro, è un artista che ho saputo solo dopo che è di origini del mio stesso paese, che è Capistrello, Corcumello per l'esattezza, e la sua opera è stata poi scelta da noi dell'Associazione Stefano Francia per essere diventare la copertina ufficiale del nostro della nostra compilation digitale Dillo alla Danza, che trovate in qualunque piattaforma digitale, è scaricabile. Questa sarebbe la terza edizione perché abbiamo iniziato nel lontano 2019. Allora io chiamerei qui i direttori delle arti visive, il maestro Giovannino Montanari, conosciuto come il pittore delle tre cupole. Dopo passi da qualche parte, maestro, e la maestra Maria Luisa Bossone, che è la direttrice delle arti coreutiche. E a voi naturalmente do il compito di consegnare il premio al nostro benamato artista, e che non l'ha ricevuto l'anno scorso, non si sa per quale motivo, però posso dire che è stata una mia scoperta. Mi è stato presentato e ha bucato l'obiettivo, ho detto ci sta. Pippo Baudo 2. Sì, sugli artisti posso dire la mia. Non lo vedo. Eccolo. Antonio Giannangeli. È un esordiente e il premio per l'opera Il mio paese, che trovate appunto, per chi la vuole vedere, nella copertina del CD che noi abbiamo pubblicato di Dillo alla Danza. Grazie ad Antonio Giannangeli, complimenti, bello, perché il quadro, dovete sapere che mi ha regalato un altro quadro. Quando io ho visto quell'opera di Corcumello ho detto ma è bellissima, e parte i colori, ha di una sensibilità, visto che va tanto di moda, armocromatica, c'è questa, no? Questione del raccontare anche attraverso il colore, e mi aveva colpito questi, ma io non sapevo chi fosse lui. Ho detto ma Capperi, ho detto Giovanni, quanta è bella st'opera, però né io né Giovanni non potevamo votare in quell'occasione, quindi noi avevamo solo fatto la selezione, poi spettava agli altri 12 artisti votare il quadro, tutti sconosciuti dall'alto, e hanno scelto questo premio. Quando poi ho scoperto che era del mio paese, doppiamente orgoglioso. E questa sera, Maria Pia, me lo porti il quadro che mi ha regalato oggi Giannangeli? Questo ve lo devo far vedere, perché mi ha regalato il quadro del mio paese, è di una veduta. No. No, mi commuove perché è di una veduta a me cara, di quando ero bambino. È una veduta, è presente mio padre,
lo capirà immediatamente, dalle piazze Lusi della chiesa di Sant'Antonio, che era poi la casa dove è nata mia madre, che adesso non c'è più. E questo quadro è l'immagine di quello che io vedevo da bambino, affacciandomi da questa piazza. Si vedeva questo, la chiesa di Sant'Antonio di Padova. Grazie, maestro. Non mi capitava da parecchio di commuovermi, quindi chiedo scusa, ma questa è l'essere omaggiati, e questo io dico il sincronismo dell'anima, perché voi dovete sapere che si incontrano prima le anime e poi si incontrano le persone. Questa è una cosa che ci tengo sempre a ribadire, e io e lui non abbiamo mai parlato, anzi mi doveva portare un altro quadro, mi aveva promesso di portare un altro quadro, mi aveva fatto tutta una piripera di una cosa, è arrivato invece con questo che mi ha colpito, e stamattina già ho detto calmati, trattieni, non sapeva nulla, e quindi proprio è un'immagine che a me è cara. Signori, grazie al maestro Giovannino Mantanari, grazie alla professoressa Maria Luisa Bossone, grazie ad Antonio, io ho finito. Stefano Bontempi. Salve. Coreografo, danzatore e musical performer. Hai detto tutto giusto. Oh, meno male, ho studiato con lui, naturalmente adesso avremo modo di ascoltare gli illustri ospiti che sono qui. Grazie e a risentirci. Dillo alla danza 2023. Signore e signori, vi ringraziamo per l'ascolto. Fabrizio Silvestri, l'uomo con la radio, vi aspetta per la prossima strepitosa puntata, sempre piena di notizie e curiosità. Buona continuazione di giornata da Maria Giovanna Elmi. L'uomo con la radio, produzione Stefano Francia e Enjoy Art.